Questo tempo ci dice quanto sia importante prendersi cura dei fratelli bisognosi e ci sfida a trovare nuovi modi per far passare comunque la linfa amorevole della compassione e della solidarietà. Abbiamo come cristiani il dovere di alimentare la speranza in colui che ancora oggi continua a camminare per le nostre strade per seminare amore, salvezza e liberazione dal male. È un compito di tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle. E allora chiediamo l'intercessione della Vergine Maria e di San Pio da Pietrelcina, che sono maestri in questo, perché ci aiutino a realizzare pienamente la nostra vita cristiana, accogliendo il Signore e mettendo in pratica gli insegnamenti del Vangelo, così da poter dire anche noi, con l'Apostolo Paolo, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. Ma tutto faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Che questa sia esperienza concreta anche della nostra vita. Così speriamo e così sia.